Ci sono dei giorni che non passano mai. E in quei giorni ti devi per forza inventare qualcosa per passare il tempo. E allora magari fai dei giochi tipo il gioco dell'oca, i birilli. Ma erano noiosissimi, di una noia mortale. Piuttosto ho sempre preferito fare il gioco della roulette del pidocchio. Sì, pidocchio. Sì, giocare alla roulette del pidocchio è facile. Sul terreno si disegnano dei riquadri su cui si puntano dei soldi. Poi si prende un pidocchio, ammesso che si faccia prendere, e lo si lascia saltare liberamente sul quadrato che vuole lui. Chi ha puntato su quel quadrato vince. E io ho sempre vinto. È per questo che mi hanno addirittura soprannominato il pidocchio. Mica per altro. Poi alla sera, finito il gioco, ci rimettevamo l'elmetto. I sacchi della trincea non ti coprono mai abbastanza. E dopo le 7, più o meno, faceva buio. E il cielo si copriva di pallottole. Per aiutare una persona anziana basta fare quello che hai appena fatto. Ascoltarla. Diventa volontario Seneca. Da 12 anni accanto agli anziani soli. Bastano 2 ore a settimana. Associazioneseneca.org